Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Siamo arrivati al terzo episodio della modalità carriera, che vi sta piacendo davvero tanto. Qui in somma riflessione vi lascio l'episodio 1 e 2 per chi non l'avesse ancora visti. Mi raccomando, non guardate questo senza aver prima visto gli altri. Ci tengo ancora una volta a scusarmi per quell'errore madornale che ho fatto all'interno del secondo episodio, ma ovviamente sono sfigato e tutto quello che registro si rompe. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Ci tenevo a dirvi che sono comunque un disastro e quindi ho fatto un ulteriore errore. Avevo detto che c'era la funzionalità di autosalvataggio attiva, ma non me ne ero accorto perché quando facevo continua carriera mi tornava all'interno di dove mi ero fermato l'ultima volta nel video. Invece facendo carica carriera ritornavo esattamente al salvataggio finale del primo episodio. Quindi il secondo episodio avrei potuto benissimo rigirarlo, ma me ne sono accorto quando il secondo episodio era ormai già online. Purtroppo nel frattempo ho iniziato io un'altra carriera per i cazzi miei con la Juventus per vedere un po' come funzionava, e quindi l'autosalvataggio della Sampdoria dell'episodio 2 non c'era più. Hello from me. Allora ho detto non posso assolutamente deluderli ancora una volta e quindi non vi dico che cosa ho fatto. Ho praticamente risimulato tutto il secondo episodio, un'altra ora di carriera non registrata per fare circa gli stessi passi che ho fatto nell'episodio 2. Addirittura mi sono dilettato nell'affrontare Carpi e Napoli nella stessa maniera, facendo segnare Fernando Icardi nella prima e ancora una volta Icardi e Correa invece che l'autogol di Koulibaly, perché purtroppo era impossibile, nella seconda. Quindi il campionato è esattamente come l'avevate lasciato per quanto riguarda la Sampdoria. Ovviamente le altre partite gestite dal computer non potevo farci nulla. Siamo comunque al 31 di agosto. Nel frattempo Pogba è andato al PSG per 71 milioni, quando nell'altra carriera non era successo, ma vabbè. Abbiamo solamente 10 ore per provare a portare a casa questo fenomeno, lo voglio assolutamente. Proviamo a vedere se in qualche modo con 8 milioni e mezzo cash riusciamo a portarcelo a casa. Proviamo a vedere se il Sassuolo è interessato a Ricky Alvarez più 5 milioni per Berardi, anche se ne dubito fortemente. Perché no? Uno scambio alla pari Ricky Alvarez Musacchio? Sì, lo so, lo sto sbogliando un po' dappertutto Ricky Alvarez, ma è uno dei pochi giocatori che costa tanto e che non voglio in rosa. Cioè, non è che non lo voglio, è che c'è di meglio. Correa, per dirne uno. Vorrei provare ad acquistare anche Embolo, ma ho paura che non ce lo cedano a un prezzo così favorevole. Proviamo con 6 milioni, ma mi sembrano pochi. E infatti il Basilea Embolo se lo tiene stretto. Niente, non interessa Ricky Alvarez. Avanti, tutti abbiamo un prezzo. Dimmi quanto vuoi per Çalhanoğlu. 8 milioni e mezzo e Duncan, che tra parentesi ho riscattato insieme a Regini. Anzi, ho richiamato dal prestito come mi avete consigliato voi, quindi grazie. Caro mio Sassuolo, 38 milioni non ce li ho e comunque non te li darei. Proviamo ad aumentare l'offerta fino a 8 Ricky Alvarez, ma più di così non posso andare su. Cioè, io posso fare un'offerta per riprendermi lo stesso Muriel che ho dato all'Inter, quindi ci proviamo. Ma gliel'ho appena dato, che senso ha? Però ci proviamo, vediamo se Ricky Alvarez e qualche milione potrebbe far marcillare l'Inter, ma tutto questo non ha senso. E se io provassi a prendere Simone Zaza? Posso acquistare Simone Zaza? Vediamo se la Juve me lo dà. Vediamo se con 6 milioni ci danno Zaza. Potrebbe essere un bel acquisto. La Juve non vuole cedere Zaza. L'Inter non vuole cedere Muriel. E qui ci dicono che comunque Çalhanoğlu è quasi incedibile. Ho paura. Senza contare che Berardi ovviamente hanno rifiutato l'offerta. E allora noi andiamo dritti sul bug assoluto. Che cosa volete per Romelu Lukaku? Ricky Alvarez e 8 milioni sono sufficienti per garantirmelo? Penso proprio di no. Altrimenti Alvarez per Mertens alla pari col Napoli mi andrebbe bene. Ragazzi, proviamo a riportare in Italia un grandissimo talento molto sottovalutato. Sebastian Giovinco. Dai! Con 8 milioni ce la facciamo a riportarti in Italia? Io penso proprio di sì. Dai, l'ultimo giorno di mercato, non c'è più tanto tempo. Bisogna lavorare adesso, bisogna prendere i giocatori forti. Toronto, offerte rifiutate, troppo prezioso per noi. No, io Giovinco lo voglio. Ricky Alvarez è 4 milioni, dai, ti prego Toronto, ti do anche un giocatore forte in cambio. Per Mertens non sono interessati a Ricky Alvarez, proviamo a vedere se con Correa cambia idea, anche se dovremmo aggiungere qualche soldino in più. Non sono interessati al giocatore, neanche nel caso di Lukaku, ma come dargli torto? E chi possiamo darvi? Chi possiamo darvi in cambio? Soriano? Soriano è 6 milioni, potrebbe quasi farti cedere, attenzione. Si apre uno scenario di mercato così. Siamo interessati al giocatore ma vogliamo 25.5 milioni. Siete fuori come dei coppi, come dei balconi. Io faccio l'in, vi do tutto quello che ho. Anzi no, tutto non posso, perché se poi Giovinco accetta non ho i soldi da dargli di stipendio. Ma 22 milioni siete fuori. Napoli si è interessato a Soriano, io penso proprio di sì. E Salah? Salah lo vendete? Sono molto interessato io a Mohamed Salah.
Dai, richiama presto sarà così alla pari, mi viene da ridere anche solo a dirlo. Anche qui mi viene da ridere, 8 milioni per Kaion, così proprio. Beh, qualcuno dobbiamo acquistarlo, eh. Quel qualcuno potrebbe essere proprio Manolo Gabbiadini. Mi piacerebbe Gabbiadini, anche se ho paura che vogliano tanto per Gabbiadini. La squadra va anche bene così, ma una ciliegina sulla torta del mercato la vorrei mettere, vediamo. Rifiutate tutte, tutte rifiutate. Io ti do anche un giocatore in più, ma chi vuoi? Se non vuoi Alvarez... Alvarez 8 milioni mi sembra una buonissima offerta. 19 milioni per Kayon. E chi ce li ha 19 milioni per Kayon? Io ti aggiungo Duncan se vuoi. Guarda, proprio così in amicizia. 8 milioni e 3 Kristisic per Salah. Dai, datemene uno forte. Caro mio Toronto, non ce ne ho di più da darti. Non ci riesco. Ti posso dare Soriano se vuoi in cambio, anche se non so quanto Soriano sia contento di andare a giocare a Toronto. Niente, al Napoli non interessa Soriano. Neanche Soriano e 6 milioni per Mertens? Proprio no? Cioè, sono le ultime 4 ore di mercato e non ho nessuno in mano da andare a comprare. Cioè, proprio è la disperazione più totale. Niente, non siamo interessati. Non siamo interessati. Non siamo interessati. Siamo interessati, ma vogliamo comunque 21 milioni. E allora andate a cagare. Cioè, l'unica cosa che posso dirvi è andate a cagare. Deulofeu, 8 milioni e mezzo per Deulofeu, dai! Se no 5 milioni per Miralias. Se no puntiamo un colpo grossissimo, ma forse abbiamo veramente poco tempo a disposizione. Vediamo se riusciamo a fare un miracolo. Siamo disposti a mettere Alvarez e 8 milioni e mezzo di euro. Sì, perché dopo riusciamo anche a pagare lo stipendio. Andiamo in all-in, Alvarez 8 e mezzo per Jesse Rodriguez. Mamma mia, che colpo sarebbe. 4 al termine, non abbiamo niente, niente non abbiamo a nostra disposizione. Vediamo, Real Madrid, offerta rifiutata, non siamo interessati. Proviamo a cambiare Alvarez con Soriano. Vediamo se sono un po' più interessati a Soriano. Speriamo, speriamo. Everton, Miralias è troppo importante per noi, non si cede. Anche qui 8 e 2 è il massimo che ti posso offrire, ma se hai detto che non lo cedi, non lo cedi. Il giocatore si è appena trasferito, non vuole muoversi. E se mi disse il Barcellona Munir in prestito? Vediamo, voglio Munir in prestito per, facciamo 2 anni. Vediamo se me lo dà. Vediamo. Non ci credo, non ci credo. Sto davvero chiedendo David Villa, cioè come sono disperato. David Villa, davvero. Vediamo se con 7 milioni portiamo a casa David Villa. Oddio. Mi serve assolutamente un attaccante. 3 ore al termine, ragazzi. L'orario decisivo è questo. Adesso tutto è andato. Ricky Alvarez abbia ricevuto un'offerta di 9 milioni dalla Roma. Vendiamo adesso Ricky Alvarez e ragioniamo sul mercato di novembre, di dicembre. Perché io provo a chiedere 12 milioni per Ricky Alvarez. Vediamo se la Roma ce li dà. Però adesso non riusciremo a comprare nessuno. Addirittura David Villa non si vende. Però attenzione, perché Munir in prestito il Barcellona ce l'ha accettato. E quindi un colpo l'abbiamo fatto. Vediamo quant'è Munir intanto. No, davvero? Il Real Madrid ha accettato Soriano e 8 milioni e mezzo per Yeze? Allora, no, ragazzi, adesso c'è da concentrarsi. C'è da concentrarsi perché bisogna fare qualcosa di fatto veramente bene. 85.000, gli do anche il 5% per gol. 5 anni giocatore prima squadra. Cioè, sto balbettando perché non ci credo neanch'io. Sacrifichiamo Soriano, ma Yeze Rodriguez è un gran colpo. Beh, Munir intanto è un 73 che è arrivato in prestito così per 2 anni. Ci farà sicuramente comodo e non me l'aspettavo. E se riusciamo a vendere anche Ricky Alvarez e fare lo scambio per Yeze, abbiamo fatto un finale di calcio mercato da urlo. Vediamo. Ti prego, fammelo accettare. Ti prego. È il momento decisivo è questo. Yeze offerta accettata. Ricky Alvarez non si vende. Va bene, fa lo stesso. Accettiamo. Rimaniamo a zero. Abbiamo preso Yeze Rodriguez e avevamo quasi anche venduto Ricky Alvarez. Cioè, ragazzi, abbiamo fatto un calcio mercato da urlo. Veramente fantastico. Abbiamo preso sia Munir che Yeze. Abbiamo fatto gli esterni della Spagna per i prossimi anni a venire. Una bella squadra di giovani. Oh, sono contento. Icardi, Sansone, Yeze, Munir e Inyoguri. Abbiamo fatto un bellissimo calciomercato, anche se abbiamo sacrificato Soriano. Sono contento. Anche se pensare che Soriano è Real Madrid mi fa morire dal ridere. Sono un po' pentito di aver chiesto 12 milioni per Ricky Alvarez, in effetti. E così concludiamo l'ultimo giorno di mercato. Vacca boia, non ho venduto Ricky Alvarez e un po' mi sono pentito. 9 giorni stop per Sansone in allenamento. Grazie, per fortuna abbiamo preso Yeze e Munir. Per adesso questa sarà circa la formazione titolare, l'attaccante ovviamente è Icardi. E vediamo di sostituire Sansone con Munir adesso per i 9 giorni in cui è infortunato. Però mi piace. Abbiamo anche una bella panchina e addirittura una bella tribuna. Quagliarella che è in prestito, Ricky Alvarez, Kristisic, Palumbo, Cassani, Barreto, Christodoulopoulos e Dodò che è fuori per sempre. Ci sta, sono soddisfatto della mia Sampdoria.
Ciao ragazzi e ciao a tutti, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Io direi di concluderlo qui, dato che siamo praticamente a 10 minuti di video. Quando ho registrato ho fatto addirittura due o tre partite in più all'interno della stessa registrazione, ma direi di non saturare troppo questo episodio, dato che ormai la lunghezza l'abbiamo già raggiunta e magari le partite ce le teniamo per una prossima puntata. Ma non disperate, perché la carriera tornerà veramente molto presto, addirittura in settimana, due episodi a settimana. Questo perché vi sta piacendo, sta andando alla grande e quindi non voglio più privarvene assolutamente finché c'è la voglia e l'entusiasmo da parte vostra di guardare questi episodi. Nel frattempo vi chiedo solamente un piccolo sforzo, di mettere un bel pugno di pollice a questo video e di arrivare almeno a 1000, come nostro solito. Ciao ragazzi, dritto per dritto.